molto particolare. Pranzo nel deserto. Swimming pool in the desert, guys. Guardate Caramello. Lui è Caramello, cioè parlate no. Giulia, accarezza subito Caramello. Sì, amore. Dai, vieni ad accarezzarlo, amore. È bellissimo, ragazzi, non posso capire. Wow, wow. Anche se ce ne accorge sul cazzo. Sigaretta. Giorno. Tabacco. Prego. Infatti fa benissimo, bravo amore, lo stavo dicendo anch'io ai miei ragazzi. Il ragazzo fa una spremuta di melograno sul momento. Prendetela, noi la prendiamo. Ragazzi, siamo nel bel mezzo del mercato. Adesso siamo quasi usciti dal caos, ma rientriamo. Cioè, momenti importanti, dovete venire assolutamente, perché è veramente forte, bellissimo. È il capo, raga. La gente berbero, ci andiamo solamente un giornata per la settimana, ma facciamo il grande animale come il dromadario. Lavoriamo tutto con la conceria, sì. Le pelli. Lavoriamo tutto naturale. Raga, siamo in clubhouse. Siamo alti, eh. Amore, allora, dici qualcosa. Stiamo andando centro a Marrakesh, nella piazza famosissima. In realtà siamo preoccupatissimi perché non sappiamo cosa potrebbe succedere a Marrakesh. E non sappiamo dove stiamo andando effettivamente. Sono i serpenti. Ragazzi, allora potete dire ad Andrea gentilmente che in Marocco ci si può tranquillamente passare e non succede nulla e nessuno ci arresta. Glielo potete dire? Happy birthday. Thank you. Bye bye. Happy birthday to me. Hello. Raga, siamo in pieno deserto e via si va. Sta prendendo la cerniera. A me. Ad Andrea. Comunque, qui c'è un break importante. Buonissimo. Buddha Bar, si pensava. Com'è? Salatongi. Ragazzi, la prima tappa è dal ragazzo del melograno, che piccolo momento di salute, fa benissimo. Giuliano che balla. Ci sono loro due, che sarebbero praticamente l'Axel Ingrosso di Marrakesh. Allora ragazzi, questa sera ve la siete scampata
perché festeggiamo il mio compleanno, quindi abbiamo già organizzato tutto. Ma da domani, la domanda è scampata a cosa? Da domani dovete mandarmi 1 milione di miliardi di messaggi per dirmi i posti più fighi di Marrakesh. Chi c'è stato deve farlo. Allora ragazzi, sono andata a leggere tutti i posti da voi consigliati per Marrakesh, siete stati tantissimi come sempre, gentilissimi, ma ragazzi c'è stata Camilla che mi ha suggerito dei posti incredibili, meravigliosi. Andrea, smettila! Allora, in realtà volevo ringraziare anche tutti i miei seguaci che sono marocchini, vengono dal Marocco e sono veramente tanti, non me lo sarei mai aspettata, ma in realtà Andrea nel frattempo mi faceva il video, mi sono innervosita e quindi grazie anche a voi ragazzi. No, adesso lo dico. Ecco Camilla, ti volevo ringraziare pubblicamente perché veramente ci hai consigliato dei posti meravigliosi che domani naturalmente cercheremo di far vedere il più possibile perché andremo, e grazie.